One Podcast. Per carità, ben vengano le critiche di Banca Italia, della Corte dei Conti, della Commissione Europea contro la pazza idea del governo di costringere di fatto a pagare in contanti tutte le somme sotto i 60 euro, solo che in un paese normale basterebbe il buon senso. Io sono Annalisa Cuzzocrea, questo è Daytime, della Stampa. Dovete scusarmi, questa dei contanti è una fissazione, anche perché, confesso, io in tasca non ne ho mai. Sono contenta di poter mandare mio figlio adolescente in giro con una carta prepagata, che mia madre non debba fare la fila al bancomat con rischio di essere poi derubata. Insomma, mi ostino a pensare di vivere in un paese avanzato. Consiglio su questo il reportage di oggi di Caterina Soffici sulla Stampa da Londra. Certo, un paese meno avanzato di quello che vorrei, perché se fosse per me i contanti sarebbero vietati. Se insistete vi lascio le monetine da un euro. Esisterebbe solo la moneta elettronica, l'evasione fiscale crollerebbe, magari la manovra economica del governo non colpirebbe più di chiunque altro, come fa adesso, come fa praticamente sempre, i lavoratori dipendenti, i più controllati, i più tassati, coloro su cui si appoggia più che su chiunque altro l'intero welfare del paese. Ma usciamo dall'utopia. La Presidente del Consiglio ha spiegato la necessità di togliere le multe ai commercianti che non usano il POS sotto i 60 euro così. Provo a fare una domanda. Se il costo del mio pagare col bancomat il giornale ricadesse su di me e io pagassi la commissione, cioè pagassi quel giornale di più per pagare con il bancomat, lo pagherei col bancomat? Probabilmente molti no. Molti sceglierebbero di pagare il caffè in contante. E io penso che questa libertà debba valere anche per l'esercente. Certo, l'inflazione deve aver galoppato parecchio se per un giornale o un caffè servono più di 60 euro. Comunque, dice Banca Italia che gestire i pagamenti in contanti costa di più delle irrisorie percentuali sui pagamenti elettronici per quanto riguarda gli adeguamenti in sicurezza, l'assicurazione, il trasporto, e probabilmente lo sa anche il governo, visto che il braccio destro di Meloni, oltre che cognato Lollobrigida, dice in un'intervista a Francesco Olivo che le norme sul POS e sui contanti si possono cambiare, insomma, cambieranno. Animo, attendiamo fiduciosi. Così come attendiamo sempre meno fiduciosi però che l'Occidente, tutto l'Occidente, non solo i suoi governanti, le sue istituzioni, ma tutto l'Occidente, noi compresi, si svegli e cominci a guardare l'Iran con gli occhi di chi vede qualcosa di inaccettabile. La speranza di un ammorbidimento del regime che aveva fatto credere di voler abolire la polizia morale, quella che ha ucciso la 22enne Mahsa Amini, da lì è nata la protesta, quella speranza è svanita. Al contrario, la repressione delle proteste è sempre più violenta. Nel primo dei tre giorni di sciopero e di mobilitazione le autorità hanno annunciato che i condannati a morte per le proteste delle ultime settimane saranno presto impiccati. Si tratta soprattutto di ragazzi, di ragazze, di giovanissimi. C'è tra loro una donna, un'allenatrice di pallavolo, la madre di tre bambini piccoli, che ha avuto una condanna simile, una condanna a morte, perché è accusata di aver dato un calcio a un paramilitare. Ora immaginate se voi foste a una manifestazione e un uomo vi afferrasse per portarvi via. Immaginate se questo accadesse dopo la morte di centinaia di ragazzi e ragazze portati via in quel modo. Immaginate se avvenisse quando sapete che dopo ci sono la tortura, la violenza, la prigione. Scalcereste? Io sì, io scalcerei fortissimo e tenterei di fuggire. Alessia Piperno, la viaggiatrice romana che è stata arrestata in Iran e liberata, fortunatamente, grazie agli sforzi della Farnesina del governo italiano, conosce la storia di Fahime, di quella donna, perché Fahime era in cella con lei. Lo ha scritto ieri su Instagram e vi leggo tutto il suo post perché merita di essere letto tutto. Sei bianca come quel muro, sarà che a forza di guardarlo ha mangiato i tuoi respiri. Siamo nascosti in un punto cieco qui, le tue urla sono come il silenzio. Fai a pugni con la porta e calpesti le tue stesse lacrime. Azzadi, azzadi. Ti canto bella ciao e tu ti metti a piangere. Altre volte mi batti le mani. Vorrei dirti di più, ma che ti dico? Ho paura, anche io. Fatima, Atena, Mohammed, continui a gridare i nomi dei tuoi figli. Avranno sentito la tua eco o l'amore non viaggia attraverso le sbarre.
Aprono quella porta perché fai troppo rumore, ma siamo carne senza vita noi e ci schiacciano come foglie secche. Ascolta, loro non hanno cuore. Ti butti a terra con la testa tra le mani, premi con le dita contro le tue tempie, vuoi strappare i tuoi pensieri, farli uscire dalle tue orecchie. Sono sabbie mobili, lo so bene. Domani è un giorno nuovo, magari saremo libere, anche se sì, hai ragione. Te l'ho detto anche ieri. Arriva la pasticca che ci canterà la ninna nanna. Ti prendo la mano e quel poco che posso fare, metti la testa sotto la coperta, almeno lì le luci sono spente. Guarda il cielo, le vedi anche tu le stelle. Buonanotte, Fahimè. Fahimè, spiega Alessia Piperno, è stata la mia compagna di cella per 34 giorni. Un giorno è uscita dalla cella per andare in infermeria e non è più tornata. Tra di noi non ci sono state grandi conversazioni, dal momento che io non parlavo farsi e lei non parlava inglese. Ma eravamo unite dallo stesso dolore e dalle stesse paure. Ho cercato il suo nome ogni giorno da quando sono tornata per controllare se avessero liberato anche lei. Invece mi sono trovata davanti a un articolo con il suo volto con scritto «Condannata a morte». Cosa serve per fermare tutto questo? Cosa cazzo serve?